Per Agropoli ottobre sarà un mese fondamentale. Non usa mezzi termini o giri di parole Adamo Coppola, l'ex sindaco della città. Attendiamo la sentenza del TAR, aggiunge, e poi si dovrà seriamente lavorare per la città. Ad Agropoli abbiamo una situazione per cui probabilmente entro fine ottobre avremo la certezza se l'amministrazione verrà confermata oppure si dovrà votare nuovamente. Abbiamo delle sfide importanti, le elezioni europee che sono ormai già calendarizzate ci stanno già impegnando. Come ci riferiscono i nostri parlamentari, ci saranno, cioè la sfida delle provinciali che probabilmente, come dire, sarà già nell'autunno dell'anno prossimo, per poi diciamo, arrivare alla madre di tutte le battaglie, almeno per gli amministratori locali, che è quello della battaglia regionale. Quindi molti appuntamenti davanti a noi. Quello che dobbiamo fare naturalmente è lavorare però tutti i giorni. Non bisogna più ragionare nella logica arriviamo sotto elezioni e ci buttiamo per fare qualche cosa. Come giustamente sta facendo Fratelli d'Italia, si deve lavorare con costanza tutti i giorni. Poi arriva il momento dell'appuntamento elettorale, si è già pronti. Quindi non bisogna attendere per poter fare politica, la politica si deve fare sempre, tutti i giorni, e così si è realmente poi pronti ad affrontare le sfide che ci aspettano. Ma io penso che la prospettiva del centrodestra, grande spinta politica che dà Giorgia Meloni al movimento, credo lo renda assolutamente competitivo per essere vincente, come dice anche lo slogan di Fratelli d'Italia, un'Italia vincente. Io penso un partito vincente che credo affronterà con successo tutte le sfide che l'attenderanno da qui alla battaglia regionale.